Fausto Esposito, segretario generale di Assocamere Estero, è quella che si può dire la vetrina, o meglio l'antenna italiana nel mondo, dal punto di vista degli imprenditori, ha organizzato con la collaborazione di Unione Camere Emilia Romagna questo evento a Bologna, incrocio tra domanda e offerta, e i prodotti agroalimentari emiliano-romagnoli, è un progetto True Italian Taste, composito, variegato, questa è una tappa, no? Sì, questa è una tappa, è un progetto che ha diverse polarità, che si basa, diciamo, su tre asset, che sono gli asset del sistema camerale allargato. Allora, il primo è quello di avere una rete locale, cioè sui territori italiani, sui territori all'estero, nessun altro paese al mondo la può vantare, che capillarmente riesce a raccordare le produzioni in Italia con gli imprenditori e gli acquirenti nel mondo attraverso il duplice gioco delle camere italiane e gli italiani all'estero. Secondo aspetto riguarda invece la possibilità di realizzare, di attivare a supporto di questo progetto degli influencer e il tema dei ristoratori italiani nel mondo, i ristoratori certificati italiani nel mondo, come ulteriore volano per far conoscere le produzioni italiane. Il terzo riguarda gli incoming in Italia, sia di operatori commerciali, i buyer, come quelli che sono qui presenti, 30 di loro sono presenti qui, per acquistare le produzioni, ma soprattutto per cercare di mantenere l'acquisto di queste produzioni nel tempo sul mercato grazie alle camere di commercio italiane all'estero, e influencer, cioè degli opinion leader operanti in Nord America e nei principali paesi europei, che conoscendo i territori, conoscendo le produzioni, poi attraverso l'attività social ne svolgono un fattore di amplificazione verso i consumatori locali. Lei ha detto, ha sottolineato in conferenza stampa, è importante il lavoro di manutenzione, è questo che intende? La manutenzione è più importante della produzione, perché a volte è facile vendere una partita di prodotti all'estero, devo dire noi siamo abbastanza bravi come italiani a venderla, molto difficile rimanerci sull'estero perché lì serve l'organizzazione. La rete locale serve proprio per questo, aiutare a rimanere all'estero.